Ciao a tutti e benvenuti su Just Eric Emmanuel. Oggi insieme a voi andrò a provare le nuove maschere viso di Puro Bio Cosmetics. Festeggiare i suoi 5 anni sta uscendo delle novità bellissime, tra cui questa nuova linea Puro Bio for Skin, ovvero delle maschere che sono in due consistenze diverse. Ci sono delle maschere in crema e ci sono delle maschere in alginati, in polvere, da sciogliere, diciamo, un po' con l'acqua, mescolare e si forma appunto una maschera peel off, quindi quella che si stacca. Ecco, oggi andremo a fare proprio questa. La cosa carina, oltre alla grafica bellissima di queste maschere, è che Puro Bio assegna un nome ad ogni singola maschera, ad ogni tipologia. Allora avremo quattro donne che rappresentano queste maschere, quattro amiche, che si chiamano Kelly, Olivia, Brenda e Miranda. Sono dei bellissimi nomi, ognuna con le sue caratteristiche. Infatti, se andate nel sito Puro Bio for Skin, ci sono spiegati anche tutti i caratteri ed è bellissimo andare a scoprire i caratteri delle varie ragazze che rappresentano appunto queste maschere. Quella che andrò a fare oggi è Olivia, maschera viso in alginato per pelle grassa con la profumazione frutti rossi, perché ci sono diverse profumazioni. Infatti, per ad esempio le maschere in alginato abbiamo la profumazione fico, la profumazione frutti rossi e latte di spirulina. Invece, per quanto riguarda le maschere in crema, ci sono sempre altre tre profumazioni diverse, tra cui la mandorla, la banana e l'uva verde. Quindi davvero Puro Bio sono sbizzarriti con queste maschere. Vi posso anticipare che ho già provato quella in crema, quindi se vedete la confezione aperta nelle immagini è perché l'ho già provata la sera stessa. Ho provato quella la banana per pelle secca. Mi sono trovata bene, molto corposa come consistenza, lascia la pelle morbidissima, quindi adesso ero curiosa di provare quella in alginato e lo proviamo insieme. Quindi andiamo subito a prepararla e vediamo un po' come si fa. Tutte le maschere Puro Bio for Skin contengono all'interno l'acido ialuronico con le sue azioni idratanti. All'interno della maschera Peel Off Olivia troviamo anche dell'amido di riso e delle sostanze, degli estratti molto purificanti, astringenti e lenitivi come il tè verde, la liquirizia e l'argilla, quindi è anche molto purificante. Per realizzare questa maschera è molto semplice, basta versare il contenuto della busta in una ciotolina e aggiungere 35 ml di acqua che corrispondono a circa 5 cucchiai. Poi bisogna mescolare bene fino ad ottenere una miscela omogenea. Benissimo, la maschera è pronta, bisogna applicarla entro 2-3 minuti dal momento che la facciamo, quindi vado subito e inizio a spalmarla sul viso con uno strato generoso, vediamo, evitando ovviamente la zona del contorno occhi e la zona del contorno labbra. Allora, devo dire che quando ho iniziato a farla, appena l'ho aperta, è sprigionato un profumo buonissimo di frutti rossi ed è, diciamo, una delle caratteristiche di questa maschera, così come quella alla banana che profumava di caramelle alla banana, quelle Haribo. Questa invece profuma di yogurt al mirtillo. Diciamo che è un po' difficile da stendere, abbastanza densa come crema, come maschera. Adesso aspettiamo 10 minuti in modo che inizi a seccarsi bene e poi andremo a rimuoverla tutta in una volta. Vediamo un po' come si comporterà. Eccomi qua, sono passati 10 minuti, 10 minuti abbondanti e come vedete già si riesce a togliere, quindi adesso ho staccato un po' bene i bordi e proviamo a toglierla. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questa è la maschera. Ecco, sono andata a rimuovere tutti i resti di maschera con il panno Konjac che Puro Bio consiglia per appunto andare a rimuovere le maschere. Ha un materiale particolare appunto
Infatti, se lo vedete da asciutto è molto rigido, quindi si asciuga e diventa appunto molto rigido. Invece, se viene poi immerso nell'acqua, riprende ad essere così morbido, si reidrata e ha questa forma qui di un quadrato. Poi andiamo semplicemente ad appenderlo così, magari nella doccia, in modo che si asciughi e quindi torni nella sua forma più rigida. È un panno molto delicato, riesce a rimuovere anche delle cellule morte del viso, quindi fa una leggera esfoliazione, però è adatto anche alle pelli più sensibili. Infatti, come vedete, comunque non va ad arrossare la pelle, neanche la maschera mi ha arrossato la pelle, cosa che mi succede spesso. Invece la pelle risulta molto idratata, compatta, luminosa e anche comunque piuttosto purificata. Sento proprio la sensazione di pelle pulita, fresca. Nulla, quindi questo era il video, fatemi sapere se vi è piaciuto. Se vi è piaciuta questa novità di Puro Bio, scrivetemi quale maschera volete provare o quale avete già provato. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima con un video molto particolare in stile Just Erica e Manel, quindi non potete assolutamente perdervelo. Io sono Erika, ci vediamo alla prossima.